Oggi Art Life vi porta in un posto davvero magico. Seguitemi, attenzione perché ci saranno delle belle sorprese. Eccoci qua, Mago Mancini, ti ho appena rubato alle tue prove. Pensavo la macchina. No, la macchina ancora non mi permetto. Quindi abbiamo abbandonato i ragazzi che lavorano e siamo qui nel mitico ingresso di questo posto che io amo come nessun altro. Un piccolo teatro, ma grandi idee, quello che diciamo sempre. Grande magia, soprattutto, che riesce a creare il Mago Mancini insieme. C'è il trucco, però? C'è il trucco. Qual è? Svelacelo per dire, non si può dire, i trucchi non si svelano. Allora, ci spieghi, perché io, insomma, adesso vi dirò, sono qui ogni martedì, vi ho portato in questo posto perché ritengo che sia veramente una delle piccole grandi perle di Roma ed è giusto che tutti lo conosciate, ma a questo punto sarà proprio il padrone di casa che ci ha accolto a fare gli onori e a spiegarvi che cos'è il Macche Comico. Allora, innanzitutto salve a tutti, il Macche Comico nasce all'interno dell'Accento Teatro ed è un progetto ovviamente comico e dove vuole creare, ma soprattutto realizzare una comicità diversa, chiaramente diversa. E abbiamo uno statuto, abbiamo un codice, io ho scritto un codice, ma non perché sono, come dire, severo, ma perché è giusto tutelare sia il comico che sale sul palcoscenico, ma anche il pubblico che viene a vederlo. Per cui se sa che c'è un codice che lo tutela in un certo qual modo, il comico che sta sul palco sa che non può andare oltre. Non è che ci sono delle regole, perché è giusto che le regole ci siano, ma cosa fondamentale è per fare una comicità sempre pulita. Però cosa fondamentale, poi magari se qualcuno è curioso vuole andare a vedere il sito, noi abbiamo da quest'anno incrementato il lavoro sui giovani e, per tutta una serie di motivi, poi dopo te lo diranno anche i ragazzi più giovani, però sul nostro sito macchecomico.it c'è anche il regolamento e ci sono tutta una serie di chicche che se qualcuno è curioso può andare a vedere. Quindi www.macchecomico.it con tutte le K, fondamentale. Poi ovviamente c'è la pagina Facebook, sì, quella non può mancare. Mago Mancini, diciamo che è il cuore del Macche Comico, ma da quella pagina poi possono andare a conoscere tutti i comici del gruppo. Perché Accento Teatro non è solo Macche Comico. È un mondo dentro una scatola, dentro un boccascena teatrale c'è un mondo. Sono costretta a dire non osate presentarvi senza prima aver chiesto. Perché è piccolo ed è sempre strapieno, la gente fa a gara, si mette in lista per poter venire il martedì sera. Vero. Quindi mi raccomando, seguiteli, ma www.macchecomico.it. Telefono, mi squilla, vado a prenotazioni, va. Ciao Mago! Abbiamo scovato anche lui all'interno del Macche Comico. Io lo so, c'è sempre, guai se non ci fosse, Filippo Giardina. Ciao a tutti. Allora Filippo, che ci fai qui? Provo i pezzi come tutti per il prossimo spettacolo, dall'11 aprile al 21 aprile al Teatro dei Satiri, Bolle di sapone, esistenzialismo satirico da 4 soldi, vietato ai minori di 18 anni. Sì, perché io non so se tutti conoscete Filippo Giardina, ma il vietato ai minori di 18 anni direi che è fondamentale. Vogliamo dire perché? L'idea è cercare di sostenere tesi controverse, quindi questo spettacolo farà un monologo sull'aumento dello stipendio ai parlamentari, un monologo a favore della raccomandazione contro la meritocrazia, un pezzo in difesa dei preti pedofili, insomma tutte tesi così, partendo da una base logica per cercare di annoiarci dei nostri pregiudizi. Perché ormai è semplice annoiarsi dei pregiudizi tradizionali, invece sta tutta un'altra serie di pregiudizi che ormai noi non mettiamo più in discussione. Quindi l'idea è uno spettacolo che darà domande alle vostre risposte. Non so se avete vagamente intuito di che cosa si tratta, però assolutamente ripetiamo, quando è che potranno beneficiare di questi meravigliosi? Il Verbo verrà pronunciato dall'11 al 21 aprile al Teatro dei Satiri. Che meraviglia, invece qui al Macche Comico che ci fai? O meglio, nel senso che ci presenti nel corso della serata, testerai in anticipo? Sì, questa sera parlerò di
un'idea, insomma, riscoprire il valore dell'eroina come elemento che ha distrutto le persone nate nel 1948, che oggi forse non ce lo ricordiamo, ma sono le vere persone che hanno affamato il popolo italiano e hanno distrutto questo paese. Quindi un pezzo a favore dei giovani, sempre bistrattati. Invece la colpa in Italia è dei genitori, ricordiamoci questa cosa. Se lo vorrete vedere, ogni martedì sera, sempre qui all'Accento Teatro, al Ma Che Comico, oppure attendiamo con ansia questo tuo nuovo lavoro. Io ovviamente sarò come sempre in prima fila. Ciao. Ciao. Carmine Del Grosso, salve. Attenzione, perché lo ha detto il mago Mancini all'inizio della nostra intervista, la realtà e la magia del Ma Che Comico è mettere insieme grandi artisti, che ormai è, sì, e giovani artisti che non per questo sono meno grandi, assolutamente, perché io Carmine l'ho visto un sacco di volte e credo che l'abbiate visto un sacco di volte anche voi ormai, fortunatamente lo vedremo sempre di più. Carmine, la tua esperienza al Ma Che Comico? Allora, come hai appena detto, sono uno dei giovani e lo testimonia la maglia, guarda, perché c'è... sono l'unico con la maglia con un cartone animato. No, sono da 3 anni che frequento questo laboratorio e da 1 anno che salgo sul palco, quindi 2 anni sono stati tipo di rodaggio e poi da 1 anno in maniera effettiva faccio parte del cast, ecco, così. Adesso si usano i termini inglesi del cast, quindi io preferisco chiamarmi parte del gruppo, un po' come Facebook. E niente, comunque, qual è il tuo nuovo personaggio di quest'anno? Allora, nuovo personaggio, io sto cercando di mettere in risalto anche diciamo così la quotidianità giovanile, quindi ho creato un personaggio che è il proprietario di un'agenzia interinale sul web e vado a proporre dei lavori tutte le settimane, logicamente lavori fasulli. Attenzione, quindi non siamo più a cercare di scoprire l'assassino come in qualche altro tuo personaggio che mi ha fatto. Certo, no, l'abbiamo accantonato, ma ritornerà al Ma Che Comico. Attenzione, vi assicuro che Carmine non ve lo dovete perdere, perché adesso lo vedete tutto bravo, pulitino, serio, eccetera eccetera, quando è sul palco si scatena letteralmente. È la forza del palco, quindi uno perde, come dire, quel pizzico di timidezza e poi mette in risalto quello che ha. È una grande palestra questo laboratorio e sono orgoglioso di farne parte, ecco. Che meraviglia, poi sappiamo che tu scappi, o adesso devo capire se questa è una diceria o se è la verità, che ogni volta fugge di casa per poter essere presente. È vero, è una cosa vera, perché io sono originario di Benevento, quindi i miei quando mi domandano ma tu che fai a Roma, ormai mia madre si è abituata e siccome sto in un piccolo paese, mio padre dice agli altri, no? Agli altri conterranei, dice: mio figlio fa spettacolo in maniera generica, faccio spettacolo. Vabbè, questo è quanto. Quindi stiamo testimoniando che Carmine fa spettacolo davvero. Facciamo spettacolo, come dice mio padre. Benissimo, grazie Carmine, e ti lasciamo continuare a lavorare, così stasera sarai splendido, splendente come sempre sul palco. Grazie a voi, a presto, ciao.